Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 15 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Famiglia rompina. Ma quante premure! Una famiglia attenta, affettuosa e oppressiva, anche a 50 anni siete il cucciolo di casa, c'è sempre qualcuno che indaga sulle vostre uscite private o vi raccomanda di guidare con prudenza. E ora che siete in vacanza, vi chiamano 3 volte al giorno per sapere cosa fate, dove siete e soprattutto con chi. Focus sulla casa, bisognosa di una bella imbiancata o anche solo di una ripulita coi fiocchi, in vacanza vi limitate a pensarci con orrore, ma in città, se non altro per orgoglio, vi date un gran da fare con pennelli e spazzolone. Pranzetto di Ferragosto in una tana finalmente presentabile. In coppia discussioni animate su divergenze di gusto estetico e spartizione dei compiti, anche sulle spese c'è qualcosa da ridire, litigando su chi tra i due ha le mani boccate, voi, letteralmente un colabrodo. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I singoli potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Siate più accomodanti in genere e più accondiscenti con le persone che vi circondano, è tempo di impegnarvi di più nella socializzazione e nel cercare il giusto equilibrio nei rapporti con gli altri. Contatti con persone che hanno a che fare con moda, arte o bellezza. Poco importa se non riuscite a vedere oltre il vostro naso in questo periodo, se vivete una storia extraconiugale o un amore clandestino oggi è il giorno giusto per essere più prudenti del solito. Se certi discorsi vi annoiano o siete stufi di sentirvi dire sempre le solite cose, protestate pure e sfogatevi ma abbiate cura di farlo sempre nella massima educazione, soprattutto oggi. Gli avvenimenti di oggi potrebbero farvi riconsiderare alcune persone e valutare diversamente delle situazioni. Riuscirete a vedere a fondo di una situazione e concepire una diversa soluzione di un problema. Fate oggi delle scelte rispetto ad alcune situazioni che si sono create negli ultimi giorni, non lasciatevi prendere da inutili paure e fate scelte coraggiose e di principio. Oggi è il momento giusto per iniziare a cambiare qualcosa nella vostra vita, anche se gradualmente è necessario. Senza troppi sforzi procedete a rinnovarla con impegno. In amore, l'intesa con la partner si rivelerà buona, fai però attenzione ad evitare la monotonia. E in arrivo l'amore, tuttavia badate che tornerà una vecchia fiamma. Un nuovo incontro schiarirà la vostra vita sentimentale e vi renderete conto del tempo perso con la vecchia fiamma. Evidentemente nel vostro cuore sapete già che le cose non potevano andare, sia che si tratti di un partner o di un amico, anche se ci avete sperato fino all'ultimo momento. Abbandonate il rancore. È un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. Il vostro umore basso si riflette sulla vostra salute. Verranno giorni migliori, non lasciatevi sconfortare. Assumere delle posizioni forti potrebbe aiutarvi anche sul lavoro, per non farvi sfruttare. Progetto dei pianeti odierni tutto sommato positivo. Nel vostro segno splende incontrastato il buon influsso di Saturno a portarvi fortuna in ogni campo specie se appartenete alla terza decade. Ottime le indicazioni che il pianeta vi offrirà per quanto concerne la forma fisica che si mostrerà scintillante. Ottimi successi per chi, di voi fa sport. Alla ricerca di sensazioni che non si provavano da tempo, di qualche emozione trasgressiva, siete sempre più lontani dai pregiudizi. Ci sono tante responsabilità, è vero, ma adesso bisogna pensare a se stessi. Lavorare a stretto contatto con persone che non apprezzate, di certo non sarebbe la decisione più azzeccata degli ultimi tempi, ma molte sono le valutazioni da fare. Prima di imbarcarvi in qualsiasi affare, riflettete su costi e benefici.
il lato economico può essere un grande motore per accettare condizioni sfavorevoli personalmente, ma se non ne vale la pena, inutile anche restare a pensarci troppo. La serenità è sempre più importante. Quando vi costano la casa, l'albergo, il camper, aggiungeteci anche la spesa se avete diramato inviti e organizzato un banchetto rinascimentale. Gli occhi più grandi della pancia, come dice la nonna, intanto poi paga Pantalone, peccato che Pantalone siate ancora voi. Amore ed Eros. Battaglie familiari davanti alle quali non retrocedete, qui c'è in gioco la vostra libertà d'azione, non saranno i sensi di colpa a trattenervi, guai a toccare i concetti e i principi a voi sacri, potreste sfuggire dall'altra parte del globo o direttamente sulla luna. Cari Acquario, la giornata potrebbe essere una di quelle importanti, da circoletto rosso sul calendario, potreste fare la differenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero venirvi in mente delle belle idee. Oggi è una di quelle giornate intrisa di stordimento, ci mettete tutto il giorno per raccapezzarvi e provare a tessere le file di un rapporto che continua a spiazzarvi. La medesima confusione del partner non vi sarà di aiuto. Tenete duro, presto tutto cambia. Giove vi fa l'occhiolino stimolandovi a provarvi nelle avventure. Se siete col cuore libero e festeggiate il compleanno dal 24 al 31 gennaio avrete l'occasione di colpire nel segno chi vi è incuriosito o addirittura vi ha già sedotto. Se invece siete nati tra il 12 e il 18 febbraio attenzione alle manifestazioni di possessività che un provocatorio Marte oggi in Toro potrebbe far insorgere in voi. Lavoro e denaro? Elettrodomestici che fondono. Sempre così, la lavastoviglie o il frigo per morire scelgono sempre la settimana di Ferragosto, gambe in spalle per trovare subito una sostituzione a prezzo conveniente e col trasporto incluso nel prezzo. Ma il problema maggiore è quando, non potete restare tre giorni con questo caldo senza refrigerare. Per non parlare di tutto il resto, se siete sull'orlo di una crisi isterica si capisce bene perché. Consolatevi con il cioccolato, il triptofano aiuta almeno a non cadere in depressione. Non abbiate paura di farvi valere, ma, allo stesso tempo, state attenti ai piccoli litigi che potrebbero degenerare. Se spingete troppo sull'acceleratore potreste avere problemi con un collega o con un superiore. Un segno all'avanguardia sempre come l'Acquario è in sintonia con le popolazioni che sono avanti nella conquista dei diritti civili, come la Svezia e l'Olanda, nazioni dove la persona umana viene riconosciuta e tutelata più che altrove. E Stoccolma ed Amsterdam sono senz'altro città acquariane per eccellenza dove poter vivere liberamente il sesso e, per la città olandese, trovare anche atteggiamenti tolleranti nel consumo di droghe leggere. Filadelfia, città dell'amore fraterno e San Francisco, nota metropoli gay, negli Stati Uniti, trovano tutto il patrocinio del vostro segno. Benessere. Se siete affamati mangiate pure, ma ricordatevi di masticare bene, evitando alcuni alimenti, come formaggi stagionati, salumi e cibi speziati, tutti fautori del famoso bruciorino di stomaco, accompagnato dall'odioso reflusso. In questo caso si ha il decotto di malva, leggermente diuretico e antinfiammatorio, utile quando si vuole promuovere l'eliminazione del muco dall'organismo. Devi essere molto protettivo nei confronti del tuo tempo e delle tue energie. Torna un po' bambino e concentrati su te stesso oggi. Partecipa a un corso di ginnastica e posizionati accanto all'insegnante. Per lei, il malumore arriva ripensando a ciò che non riuscite a realizzare. Riflettete invece su quello che avete e fatene tesoro, una casa vacanze simpaticissima, una vacanza coi fiocchi, un quattro zampe adorabile e magari anche un quasi fidanzato che è un vero schianto. Può bastare. Per lui, voglia di sfizi e golosità, dal frigo al letto il passo è breve. Ma se cominciate a riempirvi già oggi, non avrete più spazio domani per la super grigliata con gli amici, Ferragosto. Celebrazione enogastronomica. Colore delle emozioni, ottanio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.